Buonasera, gentili radioascoltatori di RST, Radio Science TV, in studio Massimo Bonella per il notiziario dell'Istria, in collaborazione con l'Unione Italiana di Fiume. In programma, lunedì prossimo, 9 ottobre, alle ore 17.30, presso la sede della Comunità degli Italiani di Sissano, la nona seduta ordinaria dell'Assemblea dell'Unione Italiana. Tra i punti all'ordine del giorno, l'approvazione dei bilanci consuntivi per l'anno d'esercizio 2016 e dei piani finanziari e di lavoro per il 2017 del Centro di Ricerche Storiche di Rovigno, dell'Edit, della società Finistria SRL e dell'AIA di Capodistria e l'elezione del presidente e di altri due membri del Comitato dei Garanti d'Appello e di Controllo dell'Unione Italiana. 9 In ottobre. programma anche l'avvio di una discussione sulle proposte di modifiche di contenuto sullo statuto dell'Unione Italiana, nonché l'aggiornamento sulla situazione della comunità degli italiani di Zara. L'invito e tutti i materiali in trattazione sono reperibili sul sito dell'Unione Italiana. L'ultimo dei cinque concerti dal titolo Ricordi dedicati al maestro Fabrizio De André, organizzati dall'Unione Italiana, ha avuto luogo a Pirano lo scorso venerdì presso la Comunità degli Italiani Giuseppe Tartini. I componenti del gruppo Serenade Ensemble di Muggia sono, scusate, dopo essersi esibiti nel corso dell'estate presso le Comunità degli Italiani di Buie, Fiume, Zara e Spalato, hanno concluso il loro tour in casa Tartini. Il gruppo dell'Accademia Musicale di Trieste ha portato sul palco i più significativi successi del cantautore genovese, reinterpretati con uno stile elegante e raffinato. Presente all'evento anche il presidente della giunta esecutiva dell'Unione Italiana, Maurizio Tremu. La Comunità degli Italiani di Cittanova, in collaborazione con l'Associazione Fotografi dell'Istria e con il supporto dell'Unione Italiana di Fiume e dell'Università Popolare di Trieste, ha organizzato lo scorso fine settimana la 12ª edizione dell'Ex Tempore di Fotografia, concorso internazionale di fotografia artistica che ha visto la partecipazione di una quarantina di artisti provenienti da cinque paesi. Con la rappresentazione dell'Amleto nel villaggio di Merduscia di Sotto, il dramma italiano ha inaugurato venerdì scorso presso la Casa di Cultura Croata di Fiume la nuova stagione teatrale 2017-2018. Si tratta di una commedia amara, il cui testo è stato scritto nel 1965 dal drammaturgo croato Ivo Bresan, tradotta in dialetto istroveneto e diretta da Luca Cortina. L'opera racconta degli abitanti del villaggio di Meduscia di Sotto che decidono di mettere in scena la tragedia di Amleto, operando un adattamento ideologico al contesto rurale durante il periodo della Jugoslavia. Presenti al debutto anche il console generale d'Italia a Fiume, Paolo Palminteri, e il presidente dell'Assemblea dell'Unione Italiana, Roberto Palisca. Ci spostiamo a Pola. Mercoledì scorso le varie sezioni della SAC Lino Mariani di Pola si sono esibite nella suggestiva Piazza Foro per celebrare, come proposto dal locale ente per il turismo, la giornata mondiale del turismo e la chiusura della stagione estiva 2017. Ad esibirsi con musica e canti del nostro patrimonio etnico sono stati l'orchestra mandolinistica e i cori maschile, femminile e misto e il Sestetto Equivoci. La SAC Lino Mariani è prossima a festeggiare un importantissimo anniversario. Il giorno 11 novembre ricorrono infatti i 70 anni della sua fondazione e tale importante traguardo verrà celebrato con un ricco concerto al Teatro Popolare Istriano di Pola. Si è conclusa lo scorso fine settimana a Sissano la quinta edizione del Festival dell'Istrotto, dedicato all'antico idioma romanzo autoctono che tuttora sopravvive nell'area meridionale dell'Istria. Un importante convegno dedicato alla tutela dell'istrioto ha aperto la manifestazione che ha animato per 3 giorni la località di Sissano.
Alla serata conclusiva hanno preso parte anche i gruppi corali e folcloristici delle comunità degli italiani di Mitofe, Vignano, Gallesano, Fasana, Rovigno e Valle, dove l'istrioto è ancora oggi parlato. Non è mancato il coinvolgimento anche delle scuole italiane con dei laboratori linguistico-didattici. Presenti all'evento anche il Presidente dell'Unione Italiana e Vicepresidente del Sabor, onorevole Furio Radin, e il Presidente della Giunta Esecutiva, Maurizio Trepoli. Si è svolta a Rovigno, presso il Centro di Ricerca Storica, la presentazione del volume In memoria di William Kniger, pubblicato dalla Lega Nazionale di Trieste. La pubblicazione ripercorre la biografia del ricercatore fiumano scomparso prematuramente a New York nel 2015, presentandone le riflessioni, le relazioni professionali, nonché l'importante eredità culturale. Il CRS di Rovigno e la Lega Nazionale si troveranno nuovamente a collaborare alla realizzazione del libro L'ultima Repubblica Marinara, fiume 1724-1924, esito del dottorato di ricerca dello studioso conseguito presso l'Istituto Universitario Europeo di Fiesole, Firenze. La biografia di Klinger sarà presentata anche al pubblico fiumano presso la Comunità degli Italiani di Fiume il prossimo 14 ottobre presso il Salone delle Feste di Palazzo Mondello. Abbiamo ancora un po' di tempo per una notizia da Capodistria. Giovedì 5 ottobre alle ore 17 avrà luogo presso l'Infolibro, punto di promozione del libro italiano a Capodistria, la cerimonia di consegna alla Comunità Nazionale Italiana di Capodistria in un fondo librario da parte dell'Associazione Culturale Bastia Umbra, Città d'Europa. La donazione comprende un cospicuo numero di libri di autori pubblicati da alcune fra le più rappresentative case editrici italiane, selezionati fra le opere narrative finaliste alle edizioni del concorso letterario Premio Fenice Europa, un romanzo italiano per il mondo. Abbiamo ancora un'ultima notizia da Isola. Venerdì 6 ottobre alle ore 19 a Palazzo Manzioli sarà inaugurata la mostra personale dell'artista Nadia Moncheri dal titolo Un viaggio nella morfologia terrestre, nella configurazione della materia che si identifica in roccia dall'alba del tempo in perenne trasformazione. Presentata dalla professoressa Maria Campitelli, intervento musicale violino di Pierpaolo Foti. Termina qui con questa ultima notizia il nostro notiziario Istria Oggi, andato in onda qui dalle frequenze di RST, Radio Sirius TV di Treviso, in collaborazione con Unione Italiana di Fiume, che ringraziamo sempre per la collaborazione. Vi segnalo all'interno della nostra testata pianetaoggitv.net di Venezia, che collabora appunto in stretta collaborazione con RST, il nostro settimanale, che va in onda anche su Video Telecarnia, che parla della vendita delle montagne con riferimento al Pian del Consiglio. Lo trovate nella homepage al seguente indirizzo pianetaoggitv.net. Net. È veramente tutto. Massimo Bonella vi ringrazio per la vostra cortese attenzione e vi do appuntamento come sempre la prossima settimana con Istria Oggi e naturalmente seguiranno tutte le repliche tutti i giorni alle 19:45. Arrivederci, a presto.